Controllare e difendersi. Questi sono i principali obiettivi del corso annuale di autodifesa per vigili urbani organizzato dal Comune di Gela. Incontri per fornire le basi pratiche dell'addestramento, se vogliamo, può avere la giusta efficacia per gestire alcune delicate situazioni, facendo riferimento ai fatti di cronaca che purtroppo in città sono all'ordine del giorno. Si vuole fornire una formazione di autodifesa personale agli agenti che si trovano su strada, perché queste, più ce n'è meglio è, come si suol dire. Nello stesso tempo è chiaro che si vuole dare anche, si vuole creare una sorta di spirito di corpo, perché ci siamo resi conto che quando abbiamo fatto questo primo tentativo l'anno scorso, ci siamo resi conto che veramente è nato un fortissimo spirito di corpo dovuto alla vicinanza, alla presenza, al fatto di riunirci tutti insieme, e questo sicuramente ha dato tanto per essere più vicini tra noi. Anche lei partecipa al corso? Assolutamente sì. Il corso di autodifesa viene tenuto dal maestro Sifu Luca Davante assieme ai suoi collaboratori. Nello specifico, l'autodifesa cosa comprende? Comprende prima di tutto avere una consapevolezza maggiore delle proprie capacità nella gestualità fisica e verbale con le persone, e poi se c'è un conflitto vero e proprio fisico, a quel punto si agisce. Autodifesa che riguarda sia uomini che donne. Principalmente le donne, perché questo è uno stile ideato da una donna 300 anni fa, perciò alla fine siamo al posto giusto. Alla conferenza stampa di presentazione del corso questa mattina anche l'assessore alla Polizia Municipale Giuseppe D'Aleo. Vogliamo effettivamente un corpo di polizia municipale molto più efficiente e consapevole anche di quello che è il loro ruolo. È un ruolo che li chiama ad essere protagonisti indiscussi nel tema della sicurezza dei cittadini, quindi nell'ordine e nella garanzia che tutto possa effettivamente essere svolto in perfetta sintonia con quelle che sono le norme e quindi anche le regole. Era giusto e riteniamo opportuno che appunto chi deve essere chiamato a svolgere questo ruolo abbia la garanzia di poter essere, voglio dire, veramente chiamato a farlo con perfetto stile, e soprattutto anche cercando di evitare, insomma, quelle che possono essere situazioni abbastanza spiacevoli.